Beh, mister, si parlava della sberla, l'ha data l'Inter per primo. Beh, noi l'abbiamo concessa, questo è evidente, però grande dispiacere perché una partita chiaramente che parte in un certo modo e poi troppe situazioni che poi incidono su tutto quello che è la prestazione della squadra e dei singoli. Perché il Verona fa così? Cioè, perché non riesce a essere concentrato al 100% dal primo secondo della partita? Bah, potremmo dare diverse spiegazioni, ne parleremo già domani, abbiamo modo per riprendere il cammino, dargli il giusto valore e cercare di evitare di commettere alcuni errori, questo è evidente, e pensare alla prossima, pensare ad avere un approccio cercando di andare a fare cose diverse da quelle che stiamo facendo ultimamente. La cosa che spaventa non è tanto la classifica, perché è vero, le distanze sono molto corte, molto ridotte, sono le ultime prestazioni, il campo dice che sembra lontana la salvezza con queste prestazioni. Bah, e questo un po' ci siamo abituati, no? Da queste cose, io continuo a guardare la squadra, continuo a guardare la classifica e le prestazioni danno almeno quello che è successo oggi, ma anche insomma le ultime possono dare delle indicazioni diverse a tutti, ma noi dobbiamo continuare a lavorare, a tenere la testa bassa e aver fiducia perché la situazione si può recuperare e c'è poco da parlare, solo fare fatti. Mi spieghi le scelte di oggi, perché forse sbagliamo, però l'impressione è che qualche scelta fosse anche ovviamente così figlia del fatto che mercoledì c'è la partita di Benevento. No, assolutamente, ho fatto le scelte pensando di mettere Chiara nelle mie ricondizioni oggi e abbiamo perso Matos per insomma una febbre all'ultimo momento e tutto qua, tutte le scelte le ho fatte solo esclusivamente pensando a questo, da domani penseremo alla prossima. Ho detto che l'Inter ha meritato di vincere, per carità, mi dici cosa è successo su quella rimessa laterale e poi con Petkovic dentro l'area di rigore, insomma il VAR c'è, ho visto che si va a vedere ogni tanto, ma quando è che si va a vedere, a cosa serve? Ma io situazioni non lo so, insomma ancora devo analizzare dalla panchina, poi tante situazioni si fa fatica a vedere, certo mi dicono, io credo più sul fallo laterale abbiamo dormito, loro hanno fatto una bravata, una furbata, insomma battere una rimessa a 15 metri, 10-15 metri di differenza, io lì in quelle situazioni voglio maggiore attenzione, maggiore furbizia, poi sul resto se Rocchi ha valutato così il VAR, fiducia a loro. So che non parli con i giocatori dopo la partita, ma domani, quando li rivedrai, cosa gli dici? Perché adesso c'è proprio un mini campionato nel quale o ci si salva o si va in B. Che gli dici? Ma le cose sono molto chiare e anche loro lo sanno. Da qui in avanti io credo che davvero bisogna avere la giusta attenzione, la giusta concentrazione, ma chi riuscirà a affrontare queste partite con un quizio di spavalderia senza avere troppi carichi, io credo alla fine la spunterà, perché un campionato in cui soprattutto una parte bassa ci sono diverse squadre e quindi tutto può succedere, però bisogna continuare a pensare a partita dopo una volta. Ultima battuta, hai ritrovato Cerci, ritroverai Matos immagino contro il Benevento, però perdi Fares e perdi Nicolas, si complicano un po' le cose. In porta giocherà Silvestri, non ci saranno problemi, e in avanti o in mezzo al campo insomma con Fares. E Fares ha fatto una grandissima prestazione, è stato anche sfortunato, poteva trovare la via del gol, insomma un giocatore che è in forte crescita, è sempre un'evoluzione continua e mi piace vederlo. Questo mi dispiace perderlo perché la sua condizione è molto importante, però scenderanno in campo 11. Possiamo avere fiducia vista la trasferta di Benevento? Ma bisogna continuare a aver fiducia, e chiaro che la fiducia non è così fine a se stesso, fiducia e lavoro e affrontare le partite con una rabbia, con una determinazione diversa, perché questa squadra è stata in grado di farlo e delle prestazioni importanti.